Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di un gioco che ha ricevuto un update alla versione PS5 e quindi chi l'aveva comprato anni fa su PS4 adesso può scaricare gratuitamente la versione PS5 oppure semplicemente per Egualmente visibili. Ok. Diciamo, se no, chi lo compra oggi, credo che ci sia la doppia versione. Non l'ho notato perché, sì, poi mi ha fatto scegliere quale delle due scaricare, quindi dovrebbe essere appunto doppia edizione. Qui possiamo scegliere una cosa minima di comandi e di funzionalità. E iniziamo The Suicide of Rachel Foster, che, come avrete capito e come dal disclaimer precedente, è un gioco okay, di finzione ispirato comunque a cose non proprio vere, ma comunque realistiche. Diciamo che l'update grafico non è malaccio, si vede che comunque è un gioco che era progettato per una generazione precedente, soprattutto lì per l'erba, però è una di quelle avventure narrative che punta tanto sul ok, non mi ricordo più come si gioca, se dovevo per forza spintonarli per passare, che punta, come dicevo, molto sull'emotività, sul generare nel giocatore, nello spettatore dell'avventura, perché poi appunto sì, influenziamo quello che succede in diverse parti, ma in realtà diciamo che la trama è comunque quella, non mi sembra ci siano finali multipli, non è diciamo un'avventura tipo quella della Telltale o di Quantic Dream in cui ci sono mille diramazioni. Gli sviluppatori avevano un'idea, una storia e l'hanno messa in scena cercandoti anche di dare, di farti percepire l'emotività, la tristezza dei personaggi, di leggere queste lettere con, diciamo, la luce del sole che filtra dalle finestre. Quindi mitiga un po', diciamo, il messaggio, perché comunque te lo fa percepire come abbastanza solare, per poi passare a questa, che dovrebbe essere tipo una veglia funebre sotto la pioggia, con tutti appunto con gli ombrelli. Tra l'altro questa non è una farfalla, non so se si vedeva l'immagine di copertina prima, ma è praticamente l'apparecchio che ha la parte in plastica rosa da tenere sul palato e i gancetti metallici per tenere fermi i denti, che visto in un'altra luce sembra appunto una sorta di farfalla morta, ma in realtà è una cosa peggiore man mano che si procede nell'avventura, anche perché è un gioco che si intitola Il suicidio
di Rachel Foster non fa presagire una storia allegra o dinamica come può essere tipo un Life is Strange, che poi in realtà come storie sono molto tristi, molto crude, però hanno un impatto appunto diverso. Poi il gioco è volutamente ambientato negli anni 90 per dargli sia un'estetica retro che anche a funzionalità, diciamo, di narrazione, per farti percepire un po' di più la vita dei personaggi invece che avere gli smartphone, internet ovunque, come un gioco ambientato ai giorni nostri. Ok, la vibrazione, cioè il controller vibra un casino e il gioco inizia realmente, perché si tratta appunto di un'avventura narrativa insoggettiva. Non è proprio un walking simulator, perché comunque bisogna interagire, risolvere qualche piccolo enigma, leggere vari documenti. Però, ripeto, la grafica, soprattutto degli effetti un po' di luce, dei riflessi, le cromature delle auto, sono molto ma molto valide. Comunque si vede che c'è stato un miglioramento passando alla PS5, come ci sarebbe su computer se passi da una scheda grafica appunto di 2-3 anni fa a una di oggi. Peccato che l'audio sia in inglese, in quanto appunto gran parte delle conversazioni, delle cose sono parlate. Andiamo a cercare il telefono e già qui si respira quell'aria anni 90, perché adesso si svolge nel 1993, che diciamo al giorno d'oggi ti chiamerebbero sul cellulare. Non avrebbe senso dover correre a rispondere al fisso. Ok, qua per fare la zoomata, con tanto di segreteria telefonica con le audiocassette. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Okay. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Bello, l'audio 3D mi piace perché si sente, io lo gioco con le cuffie Pulse della Sony, le Pulse 3D, e appunto a seconda di come mi giro lo sento davvero bene che passa da un orecchio all'altro, e allontanandomi dalla fonte lo sento diversamente. Poi è molto da nostalgici vedere le postazioni di lavoro così. Diciamo che è un gioco che ha un certo fascino, che vuole trasmettere delle emozioni, ed è anche per questo che probabilmente non andrò molto più avanti, perché mi piacerebbe che diciamo chi lo prova non sia condizionato da quello che abbiamo fatto noi, perché i creator in generale, gli streamer, molto spesso quando parlano di certi giochi hanno anche un pubblico abbastanza nutrito, c'è anche gente che si guarda, per così dire, le run del proprio creator preferito, e sono in migliaia magari a seguire qualcuno che gioca da Until Dawn, adesso per dire un titolo che uscirà tra poco, dovrebbe essere a ottobre. Però poi di quelle 1000 persone in realtà quasi nessuno va a comprare il gioco,
si sono in molti abituati a vederlo, a partecipare in modo passivo, ma invece secondo me il bello di questi giochi è proprio viverli, non ha senso solo guardarli, quindi mi spiace anche spoilerare troppo di quello che succede. Diciamo che le prime impressioni su questa versione PS5 sono che hanno migliorato molto gli effetti di luce e le cromature, insomma, il motore ha fatto un piccolo passo in avanti, nulla di che. C'è questo effetto di ondulamento che dà molto più il senso della camminata, non come tipo in certi FPS in cui anche se stai correndo ma tieni la visuale dritta, cammini in mezzo al fango, corri sullo sterrato come se andassi in piano perfettamente dritto. Dà un po' noia perché a me che soffro di motion sickness, però è molto più immersivo da un punto di vista diciamo proprio di immersione nel gioco, perché dà la soggettiva con in più il senso reale del movimento, non quel movimento fittizio. Poi, come avete visto, c'è la mappa per capire dove andare, abbiamo delle richieste specifiche. La sbagliavo di nuovo tasto. Nella Master Suite. Solo appunto che devo raccapezzarmici e poi vabbè leggere Overlook mi fa tanto ritornare in mente l'Overlook Hotel che però diciamo che non c'entra niente, il gioco non è un horror con i jumpscare e questo già secondo me è una cosa molto positiva, per questo l'avevo preso all'epoca perché è un po' come Gone Home o altri titoli simili, è interessante godersi questa storia, l'ambientazione in pace, senza avere inutili jumpscare del cavolo, ma semplicemente andando a... Ok, non posso prenderlo ancora, perché mi sembra che si potessero poi fare le foto, forse dopo. Here exactly the same as when me and mom left 10 years ago. Bella la vibrazione che dà il senso che questa It's what appunto è makes una it work. cosa che se non lo giocate non lo potete percepire dal video. Dà il senso tipo del cuore che batte forte quando sei emozionato. Ha davvero davvero un bel feeling. Non ricordo se faceva così anche sulla PlayStation 4. Però dà il suo, diciamo, effetto, riesce ad essere molto ma molto piacevole. Lo strano telefono, un telefono This is the biometrics key cellulare. my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Ok, l'interattività è limitata a certi oggetti. Ok. Però appunto anche con le console in stile retro, il vecchio amico. I giocatori di oggi non hanno mai visto un joystick con le ventose, il concetto che potesse esistere. E appunto quello era un joystick, non un joypad, c'era proprio la differenza, i floppy, mamma mia. E insomma, il gioco procede così con varie cose che succedono, ma senza essere un titolo che ti obbliga
a un incedere veloce, anzi, te lo puoi prendere molto con calma, gestirtelo guardandoti in giro, e proprio la cosa piacevole, secondo me, è questa atmosfera anni 90, un pochettino surreale, nostalgica, che dà ancora più l'amaro a questo racconto che vuole comunque già di suo essere abbastanza tragico, ma diciamo che questo magari ve lo lascio scoprire quando e se lo giocherete, perché secondo me adesso che l'hanno fatto anche una nuova versione merita di essere giocato. Infatti, la versione PS4 era uscita nel 2020 durante la pandemia e forse anche per questo non aveva riscosso un grandissimo successo perché la gente era chiusa in casa, ok, a giocare ai videogiochi, ma con altre cose. Infatti, Animal Crossing e anche Genshin Impact hanno avuto la fortuna di prosperare in quel periodo, mentre giochi come questi sono stati un po' abbandonati, anche perché vuoi magari qualcosa di un po' più allegro, più avventuroso, non il suicidio di Rachel Foster. Però secondo me appunto merita di essere giocato tutt'oggi, e infatti sono contento che abbiano fatto questo update, così me lo vado a rigiocare, anche perché un po' tipo non mi viene mai in mente perché mi confondo. Firewatch, anche quello appunto era un titolo molto particolare. Lì era un po' più un walking simulator, come dicono oggi, però diciamo che The Suicide of Rachel Foster è comunque un titolo toccante, che adesso i possessori di PS5 potrebbero essere ingolositi dal prenderlo. Perciò le prime impressioni sono molto positive, ho dei ricordi abbastanza piacevoli di questo gioco nonostante la tematica, quindi direi che diciamo io ve lo consiglio. Questa versione PS5 mi sembra fatta discretamente, pesa mi sembra sugli 8 giga, però diciamo che ci sta, e quindi o 6 o 8 giga va benissimo per il genere di avventura che è. Non è lunghissimo, non ha appunto un ritmo incalzante, quindi diciamo che è bello da seguire la storia, stare dietro un po' ai dialoghi, ai pensieri dei personaggi quando parlano, quando anzi il nostro personaggio parla, perché poi interagisce poco con diciamo altre persone direttamente, un po' come Gone Home. Ma diciamo che il gioco in sé merita appunto di essere giocato e goduto, in quanto poi, se uno vuole, diciamo che per gli amanti del genere, per i Trophy Hunter, è un titolo che puoi finire in un paio d'ore con una guida che però toglie molto del piacere della scoperta del gioco, lo puoi platinare in 3 ore all'incirca. Perciò diciamo che io, come al solito, vi consiglio di viverlo almeno la prima volta andando, come si dice, in blind run, e quindi un po' alla cieca, vedere cosa il gioco ha da offrire, e poi magari fare una seconda partita per cercare di platinarlo, così da avere anche il trofeo di platino se è un gioco che vi è piaciuto e vi ha appagato. Secondo me, rigiocarlo con l'intento anche di fare tutto il possibile, trovando i vari collezionabili, le lettere e così via, è un motivo, anzi, per rigiocarlo con più entusiasmo. Perciò, insomma, queste erano un po'
le mie prime impressioni su questa nuova versione PS5, che ripeto, chi aveva comprato la vecchia edizione può riscattare gratuitamente, e per il resto comunque io lo consiglio anche a chi vuole un'avventura narrativa dai toni calmi, ma dalle tematiche molto serie. Quindi può essere appunto un gioco molto interessante, solo che questo settembre è appunto affollato, soprattutto per me almeno è affollato da platform e retro gaming, ma in generale anche questo è un titolo che merita appunto di essere giocato tutt'oggi, anche dopo 4 anni dalla sua prima uscita. Perciò io direi che più o meno ho detto tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un commento se volete dire la vostra su questo gioco e comunque il, chiamiamolo, mood generale di questo genere di avventure, se vi affascina oppure no, perché mi fa piacere anche fare un po' di discussione. Per il resto direi quindi che non ho altro da dire, perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.